Il 2011 è stato un anno difficile che ci ha visti impegnati su più fronti, ma sono soddisfatto anche se le cose potevano andare meglio. Ha esordito così il questore di Pescara, Paolo Passamonti, aprendo la tradizionale conferenza stampa di fine anno. Fornendo i dati relativi all'attività del 2011, Passamonti ha parlato di una flessione dei reati del 2,45%, confrontando i periodi di gennaio-ottobre 2010 e gennaio-ottobre 2011. È poca roba, ma meglio di niente. C'è stato poi un numero consistente di arresti, pari a 400, a cui non si era mai arrivati prima, con 463 servizi straordinari interforze promossi sul territorio dal tavolo che riunisce ogni settimana. Passamonti ha anche sottolineato la lieve flessione dei furti, passati da 6.297 a 6.270, e l'aumento del 4% delle denunce. Le rapine sono purtroppo aumentate da 120 a 127, così come le estorsioni da 42 a 53, mentre sono diminuite le truffe e le frodi informatiche. Si è lavorato tantissimo, ha aggiunto il questore, ed è stato un anno lungo, ricordando ad esempio le proteste della marineria. Tra i fatti positivi del 2011 c'è da sottolineare il ritorno delle famiglie allo stadio con i bambini, e su questo fronte la tessera del tifoso ha dato una grande mano. Importante anche il dato sui sequestri preventivi dei beni, per un valore pari a 10 milioni di euro circa, così come l'abbassamento del tasso infortunistico, anche se resta il dato preoccupante degli incidenti mortali che hanno interessato nella totalità dei casi motociclisti e pedoni, cioè i soggetti più deboli. Le richieste arrivate al 113 sono state circa 180 al giorno, ed interventi della volante 5.743.